abbiamo visto i nostri corpi farsi oscuri dinanzi a concezioni subdole, il passo incedere, incerto e lento, frenato da minacce verbali e psicologiche, le voci escluse e marginalizzate nei palazzi del potere, la carne assoggettata, abusata, immolata sull'altare del possesso nel nome di un amore ingannevole e malato, vittime di una lente che ci imprigiona senza diritto di replica in un'immagine di mogli o cortigiane, di sante o circi, biologiche o altre, diverse, mutate, di madri o assassine, colpevoli svelate in pubblica piazza perché non abbiamo potuto o voluto farci vuoto cavo per accogliere, bensì seppellire un dolore, ma non il coraggio di una scelta, la nostra.